Gli alpini hanno celebrato a Milano il primo secolo di vita dell'ANA, inaugurata in via Vittorio Emanuele la targa dedicata ai 100 anni dell'associazione. Corrado Perona, per 9 anni alla guida dell'ANA, racconta il suo passato da alpino. La prima esperienza in Consiglio nazionale insieme a tanti reduci fu una vera e propria scuola di vita. La Casa degli Alpini a Endine e Gaiano, da 40 anni punto di riferimento per le persone disabili e le loro famiglie. Le giornate degli ospiti trascorrono tra lavoro, orto, tempo libero in compagnia delle penne nere. De Paoli, Pat, De Narda, portacolori della sezione Anna Feltre, sono i vincitori del titolo italiano ANA di corsa in montagna staffetta, secondo posto per la sezione di Torino, terzo per la Valtellinese. Un secolo fa un gruppo di alpini, reduci della Grande Guerra, avvertì il bisogno di ritrovarsi per condividere le esperienze vissute in trincea e ricordare i compagni d'arme caduti al fronte. Nacque così a Milano l'8 luglio del 1919 l'Associazione Nazionale Alpini, che oggi, a 100 anni di distanza, ha festeggiato degnamente i suoi 20 lustri con un convegno e lo scoprimento di una targa posizionata all'interno della Galleria Vittorio Emanuele. Sono stati due momenti importanti. A 100 anni era giusto celebrare questo compleanno del centenario, perché io credo che gli alpini in questi 100 anni siano stati veramente capaci di dare, lasciatemi dire questo verbo, dare, ed è qualcosa che oggi è difficile forse da comprendere, sul quale vogliamo ancora insistere, proprio perché il dare dà veramente quella possibilità all'uomo di crescere. In realtà, all'atto della nascita, l'ANA fu ospitata per qualche tempo nella sede del CAI di via Silvio Pellico. Fu quando l'associazione trovò una sede tutta sua, in galleria, che espose il tricolore, dove oggi è stata scoperta la targa. Un tricolore che non garbava certi ambienti e che portò addirittura le autorità ed il vicequestore a chiedere che venisse ritirata, ma quella bandiera rimase sempre lì. Avere la targa dove effettivamente 100 anni fa una 60ina di alpini hanno deciso di fondare questa splendida, meravigliosa associazione, e ricordarli qui mi pareva giusto, e devo, ripeto, dire grazie all'amministrazione che ha consentito in deroga a poter mettere questa targa. È un atto dovuto, ma è un grandissimo piacere. È un grandissimo piacere perché la nostra città guarda al passato e guarda anche al futuro. Quindi il passato sono stato la storia, l'alpinista della storia di Milano e del nostro paese, ma guardando al futuro ho già rilanciato oggi proponendo una collaborazione per le Olimpiadi del 2026, e gli alpini ci saranno. È una delle cose più belle d'Italia, il Corpo Nazionale degli Alpini e i volontari alpini, perché non si smette mai di essere alpino. Io ho fatto il fante e quindi ho questo rammarico. E però mi piacerebbe che mio figlio e mia figlia potessero tornare a scegliere di fare qualche mese di servizio militare e servizio civile, e su questo stiamo lavorando, perché sarebbe importante per la tutela del territorio, per il pronto soccorso, per la protezione civile e anche per educare alla convivenza, al rispetto, al sacrificio. Quindi stiamo lavorando da tempo con i nostri tecnici per reintrodurre una forma di servizio militare e servizio civile. Aveva chiuso il tesseramento il papà, non se ne parlava e non c'era più spazio. Era così, era una forma, era ancora naia, ecco. Così racconta il past president Corrado Perona il suo ingresso nell'Associazione Nazionale Alpini. Finita la naia nel 1956, chiese al padre, allora capogruppo, di potersi tesserare, ma il no fu categorico e il suo primo bollino riporta 1957. Ma il sangue alpino scorreva già da tempo nelle sue vene. Diciamo che ho fatto l'alpino perché alpino era stato mio padre, era stato combattente, decorato, mutilato e invalido di guerra. Non si è mai lamentato per queste sue ferite, per queste sue mutilazioni, e non ci parlava mai di guerra, se non gli episodi raccontabili. Però per noi era il nostro papà, non so, e allora non avrei potuto fare il servizio militare in un corpo che non fossero stati gli alpini. Poi ho avuto la fortuna anche di avere ancora un figlio
che ha potuto, era ancora il periodo della leva, fare l'alpino, quindi abbiamo completato. Adesso per i nipoti sarà un po' più dura. Consigliere nazionale dal 1979 all'85 e poi ancora dal 97 al 2003. Ricorda quel periodo tra i tanti reduci che costituivano l'ANA una vera e propria scuola di vita. Un periodo indimenticabile, mi sono trovato davanti a dei mostri sacri incredibili, erano degli uomini che ci volevano un gran bene e probabilmente qualche dubbio su di noi forse l'avevano, ma covavano una speranza nella nostra giovinezza che si esprimeva attraverso mille forme di simpatia, di amicizia, di aiuto. Forse temevano che noi, che non avevamo per fortuna nostra fatto la guerra, non fossimo in grado di continuare questa associazione così come la volevano loro, che non era poi un'associazione di reduci, intendiamoci bene, ma era un'associazione che doveva stare all'onore del mondo e camminare coi tempi. Vicepresidente nazionale vicario dal 2001 al 2003, Perona nel maggio del 2004, viene eletto presidente nazionale, incarico che accettò non senza qualche timore, ma che portò avanti egregiamente fino al 2013. Ben ricorda le parole del suo predecessore, forzatamente assente per i festeggiamenti del centenario a causa di un grave lutto familiare. Io questa grossa fortuna di aver fatto il presidente la devo a Beppe Palazzini e soffro enormemente oggi per questa sua assenza così dolorosa e lo abbraccio fraternamente. Beppe mi ha detto: tu devi fare il presidente, ma io qualche titubanza, più anche perché non ero assolutamente preparato. Ricordo che Beppe mi disse: un presidente potrà anche essere mediocre, ma non manderà mai a catafascio questa associazione, perché dietro al presidente ci saranno sempre gli alpini. Parole sacrosante. Loro sono gli uomini formidabili, poi il presidente li rappresenta. Se cercate dove abita la generosità degli alpini, trovate la casa Endine Gaiano in provincia di Bergamo. Qui è attiva da più di 40 anni una struttura che accoglie e ospita persone disabili e portatrici di handicap. Felice intuizione dell'indimenticabile presidente Leonardo Caprioli, che nel 1974 diede il via alla ristrutturazione di una vecchia caserma dei carabinieri, mettendola a disposizione in appena 2 anni dei bisogni del territorio. Rappresenta praticamente tutto l'essere alpino dei bergamaschi. Questa struttura è nata come rivoluzione dell'essere alpino. Prima, certo, c'era il ricordo, c'era la costruzione dei monumenti, delle chiese, sempre in ricordo di chi era andato avanti, dei caduti, dei dispersi in Russia. Caprioli, Nardo Caprioli, il nostro presidente, ha avuto quest'idea, l'idea di creare una struttura, di formare una struttura per il benessere della gente, e credo che abbia centrato l'obiettivo. Dal 1980 la Casa degli Alpini di Endine è gestita dalla Onlus La Nostra Famiglia, avviata dal beato Don Luigi Monza. Sulle sponde del lago di Endine sono oggi accolti 19 ospiti, sia in regime residenziale che diurno. La missione della nostra famiglia è quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone delle quali ci occupiamo. Il supporto degli alpini è molto importante, sono proprio degli amici e ci fanno sentire e siamo come una grande famiglia. La struttura dispone di un laboratorio di assemblaggio dove gli ospiti possono operare in un contesto lavorativo protetto e da qualche anno può contare anche su un orto realizzato in un terreno messo a disposizione dal comune di Monasterolo del Castello. Per loro è certamente un'occasione di svago, un diversivo dalle attività che fanno tutti i giorni, e vengono, quelli che possono venire vengono volentieri. Qui stanno un paio d'ore e ci dedichiamo un po' alla cura, alle semine, ai trapianti, a queste attività. Loro vengono sicuramente volentieri.
Gli alpini dei paesi vicini sono sempre pronti a supportare il gruppo di Endine Gaiano, ma si può tranquillamente affermare che l'intera sezione di Bergamo continua a farsi carico della struttura. Da quando il Presidentissimo per noi Caprioli ha voluto dedicare l'impegno per questa casa e soprattutto per questi ragazzi, è scattata una molla all'interno degli alpini. Quindi, come dicevo prima, per noi questa è la casa degli alpini, è la casa di Endine. De Paoli, Pat, Denard, portacolori della sezione Ana Feltre, si sono aggiudicati il 43esimo campionato nazionale Ana di corsa in montagna staffetta, partenza in linea con il via e l'arrivo in piazza 3 novembre a Lamon, 7 km e mezzo per ogni frazione, un dislivello di 250 metri, una gara non semplice iniziata con un ritardo della squadra vincitrice nell'arrivo al traguardo del primo frazionista di 3 minuti e 7 secondi su di gioia della sezione Ana Torino e poi via via il recupero fino alla conquista in casa del titolo italiano. Io corro generalmente più su strada, in pianura, e questa qui è una gara veramente tosta, l'abbiamo provata anche nelle settimane scorse e comunque è una gara, è quella che non molla mai, ha sempre una salita, una discesa, una salita, una discesa, ma non c'è mai entrato di pianura dove puoi recuperare, tu parti dall'inizio e non recuperi mai. E poi ti trovi alla fine con questa salita vertiginosa dopo il bellissimo ponte romano che ti porta fino su alle scalinate e poi scendere giù, ma lì proprio non ce n'è più, è veramente dura, impegnativa, e complimenti ai miei compagni di squadra che hanno fatto un garone, ma non lo sapevo che lo facevano. Io sono arrivato stremato perché un avversario oggi è stato sicuramente il Gran Caldo e immagino per tutti. E comunque due volte secondo, questa volta abbiamo centrato l'obiettivo che siamo prefissati quest'anno, devo dire la verità. L'onore di alzare le braccia al cielo a Gabriele Denard che con il suo arrivo ha fermato il cronometro ad 1:41:10. Il terzo frazionista ha l'onore di alzare le braccia al cielo, ma i miei compagni erano sul percorso e quando ho visto che mai avevamo vinto gli ho detto venite all'arrivo che arriviamo tutti e tre assieme, perché è bello che la foto all'arrivo sia tutti e tre in prima pagina, diciamo, ecco. Niente, siamo stati tutti e tre bravi, Livio il lancio, Pat ha mantenuto bene, anzi ha recuperato posizioni, io ho finalizzato, ho tirato fino a metà percorso finché ho preso il primo concorrente e poi ho risparmiato un po' le energie perché l'ultimo pezzo, l'ultima salita era veramente dura questo caldo. Poi dopo se andiamo a vedere i tempi, quelli non c'entrano, si poteva fare un po' meno, però basta vincere per un secondo, non serve stravincere, quindi va bene così. Secondo gradino del podio per la sezione di Torino con Di Gioia, Stella e Viceconte. Medaglia di bronzo per la sezione valtellinese con Bagiotti, Pedroncelli e Lerda.